subito a Pescara, dove dovrebbe essere terminato il comizio di Giorgia Meloni. Ricordiamo che la numero uno dei Fratelli d'Italia è candidata nel collegio, candidata in Abruzzo nel collegio L'Aquila Teramo per la Camera, e per noi c'è il direttore Carmine Perantuono, che vedo collegato. Buonasera Carmine, a te. Buonasera Paolo, sì, è appena terminato il comizio di Giorgia Meloni qui a Piazza Salotto che ha vissuto ore di, insomma, anche di attesa per le condizioni meteo, un pomeriggio un po' incerto, poi c'è stata qualche goccia di pioggia proprio nell'orario in cui alle 18 doveva iniziare il comizio, è stato rinviato fino al momento in cui finalmente ha cominciato a spiovere e la piazza è andata man mano gremendosi fino a riempirsi nel momento in cui Giorgia Meloni è salita sul palco. A precederla il presidente della regione Marco Marsiglio, a sottolineare il legame molto rilevante a cui facevi cenno anche tu della candidatura in Abruzzo per la candidata premier per il centrodestra. Un Abruzzo che ha una classe dirigente, ha spiegato Giorgia Meloni nel motivare questa sua opzione, una classe dirigente con Marsiglio alla regione, Biondi all'Aquila, che ha già dato mostra di aver saputo governare, e soprattutto il suo ruolo qui nella città dell'Aquila, nel collegio abruzzese, sarà quello di, magari arrivando anche a Palazzo Chigi, di non lasciare isolato questo territorio. Una sfida a cui ha fatto cenno nel comizio, parlando di regione cerniera, perché in Abruzzo si vive questa difficoltà di collegare est e ovest del paese, un divario che non è diverso da quello tra nord e sud. La Meloni ha parlato dei temi principali della campagna elettorale, si è infiammata la piazza soprattutto sui passaggi relativi alla immigrazione, ha detto: a me non interessano gli attacchi, a me piace parlare direttamente con le persone ed è importante che se si vince si vinca tutti, perché le mie spalle non sono così larghe per tutto ciò che ci verrà addosso, riferendosi alla crisi economica nel prossimo autunno, e per questo c'è bisogno delle spalle di tutti voi, ha detto caricando la folla. Poi sono saliti sul palco tutti i candidati di Fratelli d'Italia nei collegi uninominali e nel proporzionale, e poi per quanto riguarda il resto della giornata di Meloni possiamo dire che la notizia più rilevante riguarda l'intervista in esclusiva che ha rilasciato proprio ai nostri microfoni, che trasmetteremo alle ore 20.05 alla termine di questa edizione del telegiornale. Da Pescara è tutto, vi lascio ad una dichiarazione di Giorgia Meloni, che è quella che apre proprio l'intervista, Paolo, l'intervista che parte sul tema della candidatura in Abruzzo. Giorgia Meloni, perché ha scelto l'Abruzzo per la sua candidatura? Guardi, ho scelto l'Abruzzo per la mia candidatura perché l'Abruzzo per noi è un simbolo di buon governo, perché in Abruzzo Fratelli d'Italia esprime l'esperienza di L'Aquila con Pierluigi Biondi, sicuramente uno dei migliori sindaci che abbiamo sul territorio nazionale, Marco Marsiglio alla guida della regione, che è un'altra esperienza di governo che secondo me sta dando dei risultati straordinari, e quindi intanto per dire che siamo in grado e ottimamente di governare, e in secondo luogo perché noi scegliemmo al tempo di investire su una regione come questa, che era una regione che sommava, diciamo, problemi di partenza, no? Per esempio il suo ritardo infrastrutturale, nonostante la sua posizione centrale, un isolamento che era incredibile, ha anche, insomma, cose che poi si sono sommate, il terremoto per esempio, e volevamo dimostrare che si poteva invertire la tendenza. Ci abbiamo lavorato, abbiamo dato le nostre risposte, abbiamo continuato con coerenza su questi temi. Cito, Fratelli d'Italia è stato il partito che più di tutti nella scorsa legislatura si è occupato del tema della ricostruzione, chiedemmo che il PNRR dedicasse a questo un capitolo, e se oggi ci sono delle risorse, seppure non quelle che avremmo voluto, nel PNRR si deve a Fratelli d'Italia. E vogliamo costruire questa continuità ideale tra il tema di diciamo governare bene quando si ha l'occasione di farlo, con serietà, con saggezza, con visione, e il tema che il declino alla fine è una scelta e non è un destino, lo puoi invertire con un po' di buon senso.